Sembrava solo un triste ricordo del calcio passato e invece il tifo violento torna attuale, tanto che il Viminale ha lanciato un'allerta elevata su una serie di partite del prossimo mese. Già domani la tensione è alta per il derby di Roma alle 18. È evidente e innegabile che è un momento particolarmente delicato nell'ambito delle tifoserie. Saranno in campo solo per la giornata di domani più di 1000 uomini. Ricordo che domani sarà una giornata, per così dire, di passione per i romani, perché già dalla mattina ci sarà la maratona e saranno interessate tantissime zone di Roma, fra cui anche la zona dello Stadio Olimpico. Alle 15 invece è prevista una marea azzurra a Torino. I napoletani torneranno in trasferta dopo due mesi di stop per gli scontri con i romanisti in autostrada. Si temono contatti con alcune frange di supporters dell'Eintracht che, dopo aver devastato Napoli, sarebbero rimaste in Italia. Una prima condanna a 2 anni e 6 mesi sugli scontri di mercoledì è arrivata per un tifoso napoletano, mentre per 5 tedeschi Daspo di 3 anni. C'è un ritorno anche di tifoserie estere, anche gemellate, che quindi vanno a dare un sostegno alla squadra con la quale è gemellata. Sono previste più forze dell'ordine nelle aree di servizio, ma il ministro Piantedosi, non solo per questi eventi, chiede ai prefetti di Milano, Napoli e Roma maggiori controlli nelle stazioni per garantire protezione dove la percezione di insicurezza è diffusa. Tra i match considerati a rischio c'è anche la sfida di giovedì 23 tra Italia e Inghilterra, sempre a Napoli, dove sono attesi oltre 2000 inglesi.